Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 Manager 2023, pronti per far scendere in pista i nostri piloti. Siamo a Baku, Azerbaijan, pronti per la sprint race. C'è la sprint prima della gara. Andiamo a vedere come si sono qualificati i nostri piloti. Bene Albon in undicesima, non troppo bene Gasly in sedicesima, che continua a far male onestamente in qualifica. Non so per quale motivo, forse la qualifica non è il suo forte. Perciò, signori, andiamo a vedere perché ci ha scelto la gomma media e non la soft. Non lo sappiamo, perfetto. Potremmo addirittura usare quella un po' più usata? Volendo, sì. Però dobbiamo capire se possiamo andare a un ritmo più ok. Non al massimo. Vediamo se invece con una gomma nuova possiamo spingere al massimo un 7% di gomma in più. Non credo faccia così tanto la differenza. E invece potremmo azzardare, oppure potremmo far così, usare la gomma usata con Albon e andare a un ritmo aggressivo, non al massimo ma aggressivo, con del margine, quindi potremmo anche spingere a un certo punto. Con invece il buon Gasly, che le gomme ce le ha effettivamente tutte nuove, perché non si è qualificato neanche per il Q2, direi di fare una strategia di questo tipo. Lui già è più rischioso. È già più rischioso, ma va bene, rischiamo, signore. Sedicesimo, deve recuperare determinate posizioni, quindi... Allora, assetto 100% per entrambi i nostri piloti. Ovviamente si parte, come al solito, a cannone. E andiamo a vedere questa sprint, insomma, con tutte le novità che sono arrivate sulla nostra monoposto. Pezzi nuovi che stanno imparando i nostri piloti a conoscere. Infatti la conoscenza non è al massimo, però è parecchio alta. Pronti, signori? Andiamo subito in pista con sta sprint. Accendiamo i semafori, bandiera R là in fondo. Si accendono i semafori. 3, 4, sui motori 5. Allo spegnimento, il via della sprint dell'Azerbaijan. Con Albon che parte dall'undicesima, Gasly dalla sedicesima. Vediamo se già nelle prime curve. Attenzione Albon con Stroll. Ci prova. Ci prova e ci riesce? O ci prova e basta? Andiamo subito on board? No, ci prova e basta. Si riaccoda, ma diamogli un po' di aggressività, ragazzi, subito. Soprattutto Albon. No, soprattutto Gasly, scusate. Soprattutto Gasly per recuperare posizioni. Dobbiamo sicuramente puntare ai punti. Puntare ai punti. Ma questa sprint ci serve per guadagnare posizioni. Tutti su gomma soft, infatti non capivo perché ci proponesse la gomma media, onestamente. Però va bene così. Cerchiamo di tenere assolutamente il passo di Stroll. DRS è subito attivo. Andiamo a neutralizzare l'ERS. Dobbiamo tenerlo per quando servirà. Carburante, stiamo attenti perché arriverei al massimo ad un meno 0,5. Non andrei oltre. Okay, i giri sono pochi e si gira in tempi abbastanza brevi. Nel senso è corta la pista. Cioè, oddio, non è corta la pista di Baku. Solo che è veloce. Bravo Albon che ha già messo comunque Ocon dietro di quasi un secondo. Però deve cercare di superare il buon Stroll. Forse ci siamo. Diamogli un po' di potenza adesso che servirà in staccata. In trazione. Ci prova curva 1. Dentro Albon. Ma non basta. Ha una trazione clamorosa la Aston Martin di... Mamma mia. La Aston Martin di Stroll. Gasly qui dietro invece è bloccato dalle due Alpine. Bloccato dalle due Alpine. Tanto dietro Norris ha superato Ocon e sta tornando su. Cattiveria. Mamma mia però, male Gasly. Cioè nel senso... Intanto iniziamo a togliere il carburante perché sennò non ci arriviamo alla fine. Forse adesso ce l'ha un colpo Gasly. Voglio un po' di ERS. Però è al DRS Magnussen, quindi è difficile.
forse qua, all'esterno. Bandiera rossa? Oh, cosa è successo? Bottas e Piastri si sono in... Attenzione, colpo di scena. Oh, la madonna! Che mega incidente, signore, attenzione. Non è che la squadra possa farci molto. Bottas, che era incredibilmente in quinta posizione, spiattellato contro il muro da Piastri. E si riparte quindi dalla griglia. La strategia prevede... Cosa prevede la strategia? Niente, non stiamo a cambiare gomme, anche perché queste ci potrebbero servire per la gara, anche se non sappiamo che strategia adottare per la gara, onestamente. Se andare su 2 e 1, a questo punto potremmo anche usarla, la soft. Ma io in realtà non me la sento di mettergli delle gomme nuove, anche se con Albon possiamo farlo. Ma in realtà che con Gasly... Ci proviamo per questa sprint, eh? Proviamoci, dai. Gomma nuova e gomma nuova. Al massimo utilizziamo le medie in gara. Vediamo se anche gli altri vanno a cambiare la loro mescola. Pronti? Si riparte, signori. Sempre dalla griglia di partenza con i semafori che si riaccendono. 4, 5, sui motori. Si riparte, signori. Si riparte. Abbiamo... facciamo avere così tanti chili in più di benzina, non l'ho capito. Oh, no, Albon con Stroll. Incredibile, curva 1. Cos'è successo? Andiamo a rivedere, signori. Madonna, è una sprint piena di catastrofi. Ha stretto troppo Albon, però, nonostante tutto, nessuno si è fatto male. Che pirla, che pirla. And we need to increase pushing status. Incredibile. Ha dei danni? Nessun danno, ok. Ok, posso dire che pirla? Pazzesco, signori. Pure la penalità ci hanno dato. Beh, allora, in questo caso direi abbastanza corretta la penalità. Attenzione intanto a Gasly che ci prova sull'Alpine, sua vecchia scuderia, Suzu. Ci prova e ci riesce alla zona del castello. Attenzione, una zona non semplice per i sorpassi. E si ribalta la situazione con Albon in 17esima con penalità, con Gasly in 10esima. Così, incredibilmente, nel giro di una bandiera rossa, nel giro di 5 giri, è successo di tutto in un attimo. Attenzione, Gasly ci prova su Ocon, sulla Mercedes, staccata. Riesce a star davanti, traziona bene la Mercedes, deve spingere di più e riesce a mettersi davanti, bravo. Bandiera gialla, virtual. Ma porca puttana, vabbè dai Albon, hai rotto il cazzo. Cioè, abbiamo capito che uno dei due piloti deve fare le puttanate. L'anno scorso era Zu, quest'anno è Albon. Ma Albon l'anno scorso non ha sbagliato niente. Niente ha sbagliato. Carburante lascialo normale. Qua accumula. Incredibile, signori, mamma mia. Disastro. No, le gomme lasciali così, perché così non... come si dice, almeno non si raffreddano troppo. Cosa che stanno già facendo in realtà. E su, tenine calde. Niente, signori, entra la safety car. Albon out. Ok, l'ars è carico, grazie. Le gomme però sono lì, eh. Beh, le temperature sono abbastanza alte, ottimo. Quanto cazzo di giri sta fuori la safety car? Rientra adesso, no? Ok. Safety car in rientro. Pronti a spingere al massimo con l'ERS. E abbiamo già capito, signori, che la gara sarà un trauma per noi, per Albon. Albon dovrà fare il tappone, signori. Il tappone dovrà fare. Quindi andremo lunghi.
Andremo lunghi con il suo primo stint e poi farà il tappone. Lo sacrifichiamo perché, cioè, si è autosacrificato in questa sprint. Proprio la serie, ammazziamoci. Attenzione, Norris lì davanti su Russell, aggressivo. Non siamo stati molto aggressivi, Gasly. Però non molla Russell. Attenzione, Pusher che si trova magicamente in terza posizione, in seconda a lottare con Leclerc per il podio con la Haas. C'è anche Mick Schumacher in sesta. Mamma mia, la Haas. Quante emozioni in soli 10 giri di sprint. Cioè, così anche la gara è finita, nel senso. Teniamo d'occhio non le gomme, ma l'ERS più che altro. DRS attivo. Vediamo se ha il colpo Gasly. Su, sì, vai, vai. Staccata su Norris, dentro Gasly. Norris però tiene. No, perché Gasly poi si rimette davanti. Proviamo ad accumulare un attimo, anche se non c'è molto da accumulare in realtà, perché non abbiamo molti giri a disposizione per provare altri sorpassi. Vai Pierre, tutto al massimo, benzina, gomme, DRS, scia su Russell. Devo uscire più vicino, però Russell ha il DRS di Mick Schumacher, quindi sarà difficile. Avanti c'è Pusher che stava facendo da tappo con Sainz, che ha difficoltà a superarlo. Stanno facendo un mega tappone. Attenzione qua, vai, spingila. Stagli vicino. Esci bene qua. È uscito benissimo, no, questa scia di macchine. Ma non rompere le palle con sul riscaldamento. Non ci aiuta, anche se adesso Mick forse ha perso il DRS da Perez. Non lo vedo. L'ha perso però. Non riesce comunque Russell a provare il colpo, il sorpasso. Haas però tiene, per carità, siamo tutti. Non ho visto se hanno montato le gomme nuove, credo tutti tranne Verstappen, perché è l'unico che ha un 10% in meno di gomma. Stroll addirittura ha messo le medie, inspiegabile questa scelta, però va bene così, ci interessa, per quanto ci ha compromesso inizialmente la gara con Albon, che poi ha deciso di comprometterla da solo, quindi vabbè, lascia perdere. E qua però non riusciamo noi ad avere uno spunto in più su Russell, quindi vediamo qua se esce bene. No, poi DRS è difficile, siamo tutti in zona DRS tranne ovviamente Sainz, che è stato tappato parecchio da Pusher, ma le Red Bull sono una cosa, cioè fanno un campionato a sé. Possiamo provare a accumulare un giro, ma ci staccheremo. E poi spingere con l'ERS, ma il problema è quello che poi dobbiamo anche guardare dietro. Buon Norris. Attenzione, Russell si fa vedere, chiude bene Mick e lo inchioda. Ok, però perché Norris si avvicina così, Qualcosina abbiamo accumulato. Dobbiamo avere indicativamente un 50% all'inizio del giro per poter fare un giro completo
di potenza, ma non credo che ce l'avremo. Esatto, siamo già sotto, ma va bene, va bene. Cioè non va bene in realtà, però ce lo facciamo andare bene. Attenzione, detection point, Norris non ha il DRS. Sti cazzi, signori, ci proviamo. Mettiamo al massimo. Ultimo giro di questa sprint con Leclerc davanti a Verstappen e a Sainz. Pusher in quarta, Perez in quinta, Mick Schumacher in sesta. Attenzione che c'era Russell, il sorpasso su Mick all'ultimo giro e noi rimaniamo un po'. Bandiera rossa ancora. Ma che cazzo sta succedendo oggi? La sprint si chiude con Pierre Gasly che si porta via nuovi punti. Cioè, basta, hanno chiuso così. Cioè, ha detto, basta, state facendo casini, finiamo la gara così. Mamma mia, signori, è successo qualcosa che non ci hanno fatto vedere. Magnussen credo che si sia schiantato. Esatto. Sì, però non puoi dirmi che Magnussen è dodicesimo. Se si è schiantato, ha causato la bandiera rossa, deve scivolare indietro. Non ci fanno vedere neanche il replay. E niente, signori, Gasly chiude in... giusto, sì, in ottava posizione. Guadagna 8 posizioni e niente, partiremo dall'ottava piazza, mentre Albon lasciamo perdere. Partirà ultimo perché avrà anche la penalità, forse penultimo. Però andiamo a vedere quello che ha distrutto più che altro, che è quello che mi interessa di più. Ha distrutto il telaio, ottimo. Mannaggia la puttana. L'alettone, non avevo dubbi. Le sospensioni, anche questo non avevo dubbi. E poi il resto credo che l'abbiano già cambiato, non lo so. No, il resto forse è intatto. A livello di a scatola del cambio sono tutte... Cioè, ha distrutto anche la prima. Cioè, parliamone. Parliamone. Cioè, tutti i componenti hanno raggiunto l'usura di quelli che utilizziamo principalmente per le prove libere, quindi... Allora, il motore te lo tieni, non ti metto il motore nuovo, ti attacchi al cambio, ti attacchi al cazzo. Cioè, hai fatto la cagata, adesso ti fai la tua gara, come diciamo noi, adesso andiamo a ragionare, perché ragioniamo prima su Gasly. Abbiamo volendo, con Gasly, abbiamo una soft e 4 medie addirittura, ma io direi di fare sicuramente, partiamo con la media... Allora, credo che si possa fare tranquillamente una sosta. Ok. Però questa cosa sarebbe interessante, riuscire a fare... Oppure fare due soste ma spingere al massimo. E cioè significa fare una cosa del genere. Non so se è too much, quello che vogliamo fare. Effettivamente sembrerebbe di sì. Perché andando tutto al massimo abbiamo troppo margine. A meno che facciamo una cosa così. Che allora è già più, diciamo, fattibile. Potremmo anche azzardarcela così. Facendo magari qualche giro con aggressivo e poi andare all'attacco. Ci proviamo? Ci proviamo? Proviamoci, dai. Si fermerà al giro 22. Mentre con il buon Albon facciamo una strategia, diciamo, invertita. Allora, andiamo con le dure. Ok. Io le dure lo faccio andare così con le dure. Faccio andare proprio lungo. E se vediamo che mettiamo le... Cioè se vediamo che dobbiamo fermarci prima perché ormai il tappo l'ha fatto e è stato superato, facciamo che mettiamo le medie e andiamo fino in fondo al massimo. Facciamo una cosa così, dai. Tanto la gara di Albon parte in salita, quindi lo... sfruttiamo assolutamente per la gara di Gasly. Vediamo se riesce più che altro ad avere un buon ritmo.
da poter aiutare Gasly. Va bene, pronti? Siamo pronti? Siamo pronti, credo. Ok, componenti li abbiamo messi. Va bene, pronti, andiamo in pista per questa gara. Già la sprint ci ha dato tantissime sorprese, tantissime emozioni. Vediamo questa gara, signori. Pronti? Attenzione, si riaccendono i semafori per la gara dell'Azerbaijan. 3, 4, sui motori 5 allo spegnimento. Il via del Gran Premio di Baku. Luci un po' lente a spegnersi, ma partiamo subito con Gasly che cerca e trova la posizione su Mick Schumacher. Calma. Bravo Pierre. Subito aggressivo. Albon che parte dalla 18esima. Qua dobbiamo subito cercare di mettere un secondo tra noi e Mick, che potrebbe fare un po' da tappo su Norris. E poi cercare di stare incollati a questi qua davanti. Grande Albon che si fa superare da Bottas. Grandissimo. È l'unico su gomma dura? Sì, ok. Però è una scelta che abbiamo fatto e va bene così. 9 decimi già su Mick, ottimo. Ricordiamoci che il DRS, al contrario di quello che accade nella realtà, nella stagione, dalla stagione 2024, non si può attivare dal secondo giro, ma bensì dal terzo. Mentre nella nuova stagione, signori, dal primo giro dopo la partenza, quindi dal secondo giro, si può già utilizzare il DRS. È una cosa molto molto interessante e molto utile. Ma Albon, tu inizia già ad andare... Ok. Qua caliamo un attimo. Un 1.6 Mick e va bene. Sperando che Norris stia lì dietro, perché se appena lo supera poi Norris inizia a spingere. Lo sappiamo, lo conosciamo. Dobbiamo sperare che stia dietro il più possibile, ma è già lì attaccato a un decimo. Tanto DRS attivo. Possiamo già utilizzarlo su Russell. Così come lui può usarlo su Perez. E Norris passa già, perfetto. A posto. A posto. È durato poco, Mick. Mettiamo lì l'aggressività nei sorpassi, ma... Ho già preso un secondo e mezzo da Bottas. 49.8. Attenzione Russell che ha perso DRS, eh? Da Perez. E teniamo un attimo l'accumulo, perché se riusciamo a superarlo con il solo DRS non sarebbe male poi cercare di andare a prenderci Perez. Vai DRS. E di neutro se lo superi. Ma soft è per Russell. Attenzione Gasly, non vuole mollare, vuole provarci, vuole prendersi. E allora prenditelo sto sorpasso. Vai, e qua lo fai rallentare. Bravo. Madonna, al castello, che ansia. Bravo, adesso però devi prenderti DRS. Mi tieni la potenza, tienila. Ce l'ha? Dovrebbe avercelo, ok. Perfetto, bravo Pierre. Bravo Pierre. Ora, se riusciamo anche a fare qualche giro in aggressivo, giusto per non arrivare al limite con le gomme, non sarebbe male. Cazzo, se passa Perez però Dobbiamo passare anche noi, Pier. Te lo dico. Dobbiamo passare anche noi. Albon intanto si è ripreso botta. Sta girando in 48.6. Non male. Vediamo se riesce. Non ho visto neanche le previsioni del tempo, tra l'altro. No, niente pioggia. Non male.
attaccato Gasly a Pusher, si spalanca l'ala. Staccatona. E andiamo. Attenzione, ci prova anche su Perez. Ci prova e ci riesce anche su Perez. Si mette in quarta. Mamma mia, Gasly. Adesso andiamo un attimo a gestire. Oddio, se riesci anche a mettere un secondo non sarebbe male. È difficile. Però. Una media anche per Perez. 9 decimi. Finito l'ERS. No. Se Perez ha capito e ha deciso di mettersi saggiamente all'inseguimento. Siamo 2 secondi. Vediamo il giro. 48,6, 48,3 Gasly. 48,6 Verstappen. 48,8, 48,4 Leclerc davanti. Ok. 49,1, 50,0 Pusher. Attenzione, passa qua. Attenzione, bagarre. Gasly Perez. Albon sorpassa Ricciardo. Intanto vola però l'Alfa Romeo con Bottas. Attenzione, tiene la posizione Gasly. Ottimo. Se si riuscisse ogni volta, se si riuscisse a prendere Verstappen davanti, non sarebbe male. È difficile perché è una Red Bull, quindi è molto 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 difficile. Però sembrerebbe anche riuscirci, buon Gasly. Come per ora sono normali, cioè, come previsto. 48,7 Sainz, 48,4, 48,5 Verstappen. Qualche decimino lo rosichiamo. Albon, gli ho messo l'aggressività, sì, perfetto. Albon sorpassa Tsunoda, va bene. Non è vero. Forse sì adesso. Ovviamente non lo seguiamo perché non merita le nostre attenzioni dopo quello che ha fatto nella sprint. Teniamo gli occhi puntati su Gasly che sta mettendo Perez fuori dal secondo. Attenzione. Ed è a 5 decimi da Sainz. Attenzione. Potremmo anche un attimo calmarci. Nel senso, qua adesso non lo supera e va bene. Se riusciamo a accumulare un attimo, là davanti c'è Bagar, Verstappen, Leclerc, riusciamo un attimo ad accumulare. Attenzione però, Gasly is on fire. Il problema è che con l'accumulo non abbiamo lo sprint in trazione, ma ce l'ha di suo, Gasly, ce l'ha di suo. Mamma mia, Pierre, facci sognare. Dobbiamo tornare aggressivi però adesso. Mamma mia Gasly, che gara che sta facendo. Sta tornando su bene anche Albon, che è andato a riprendere Bottas. I suoi tempi sono 48,5. Bene. Adesso i tempi sono Leclerc 47,9, 48,6 Gasly, vabbè, con i sorpassi 49,2 Sainz. Mamma mia. Poi noi passeremo a gomma dura, non so gli altri cosa hanno intenzione di fare, soprattutto quelli partiti con gomma soft, non so quale sia la loro strategia, forse quella di Albon, al contrario, non lo so. Albon cosa ha fatto? 48,0, Albon è veloce, non deve togliersi di mezzo tutti i vari piloti più lenti. Senza oltre il secondo, forse ce l'abbiamo oltre il secondo? Teniamo ancora l'aggressività. Cacchio, la benzina però, Tonokita. Siamo a meno 2 kg. Ok, meno 1 e 2, perfetto. Andiamo un po' a risparmiare le gomme. Andiamo ad ottimizzare. Cerchiamo di capire perché 47,9, 48,5, 48,5, 47,8. Vediamo con l'ottimizzazione se Gasly riesce a recuperare sulle Red Bull. Sarebbe clamoroso. Vabbè, bisogna vedere con la gomma dura come si va.
Ah, già con l'ottimizzazione vediamo che 3 decimi tutti li ha persi dalle Red Bull, che però si trascinano a vicenda perché col DRS sono tutti lì. Però da Sainz manteniamo, eh. 3 secondine 5 che ci fa comodo. Allora, tempi. ...47.8, 48.2, 49.0, 49.1, Sainz. Teniamo d'occhio Sainz, più che altro. Le Red Bull hanno un ritmo troppo. Cioè, noi dobbiamo davvero spingere al massimo le gomme, cosa che potremmo fare, ma arriviamo tirati. Quindi preferisco, esatto, abbassare un po' le temperature e poi magari respingiamo ancora. 1.6 su Sainz. Qualcosa guadagniamo, eh. Cioè, comunque rimaniamo lì. Stiamo perdendo dalle Red Bull, ma va bene. Albon sorpasso a Giovinazzi. Leclerc adesso però non avrà DRS da Verstappen, probabilmente. Attenzione. Tempi, andiamo a vedere i tempi. Verstappen. 1.46.6 giro veloce, 1.47.3 per Leclerc, 1.48.9 per Gasly, 1.49.0 per Sainz, quindi un decimino. Stiamo gestendo molto bene, stiamo recuperando. È arrivato Perez però, eh. È arrivato Perez, e se vediamo che Perez passa, probabilmente avrà... perché le gomme medie adesso vanno meglio delle soft. Infatti vedete che anche Leclerc è in difficoltà a star dietro Verstappen. Albon intanto sta facendo sorpassi su sorpassi, ma è quello che deve fare. È assolutamente quello che deve fare. Sta girando 49.0 l'ultimo giro, ma probabilmente tra sorpassi e tutto è anche un po' lento rispetto al potenziale. Cioè, Albon in realtà potremmo anche non sacrificarlo, perché a punti secondo me ci arriva. Secondo me ci arriva. Tempi 47.9, 47.3, 40. 48.8, 48.8 Sainz, 47.9 Perez. Perez è aggressivo. Qua abbiamo abbassato bene le temperature. 47.6 Albon. Ah, signori, Albon potrebbe stupirci, eh. Sorpassa anche Magnussen. Adesso ha 5 secondi da Mick Schumacher. Oh, che è? Questo secondo qua di Sainz. Pierre, aumenta. Sei impazzito. Vabbè, abbiamo raffreddato le gomme. Adesso torniamo a spingere. No, forse sta spingendo Sainz. Quello è il problema. Sì, perché anche Perez si è allontanato. Quindi si è rimesso a spingere Sainz. Forse per fare gli ultimi giri tirati prima di fermarsi. Sì, che giro ha fatto, 47.2, sì, ha aumentato decisamente il ritmo. Noi 48.3 buono, 48.4 Perez. Attenzione, eccolo, Sainz ci prova e ci riesce. Stiamo qua con lui. Cerchiamo di non dare modo a Perez di avvicinarsi, quindi non perdiamo troppo tempo. Però anche Perez sembra aver aumentato, eh. Sì, guarda lì, ci ha risucchiato. Risucchiato qualche decimo e si mette in zona di DRS anche lui. Mannaggia. Deve essere una lotta 2, invece diventa una lotta 3. Però siamo qui. Oh, forse... No, non riusciamo a metterlo oltre il secondo. Forse sì, Perez. No, mi sa di no, mi sa che il DRS ce l'aveva. E ce l'avrà anche adesso. Giro veloce invece per Norris. 1.45.763. Mentre Albon adesso gira 4 decimi più veloce di Mick Schumacher. Ok, attenzione a Gasly, ci prova, ci riesce, si mette davanti al buon Sainz. Che abbiamo girato in 48.2, meglio di Leclerc. Vediamo se adesso riprende a spingere il buon Gasly. Ok, bravo, ho già messo 8 decimi, tra 6 Sainz.
che ha fatto quell'exploit, quel giro e basta, praticamente. Allora, tempi 48.1, 48.8, 48.2. Ok. Andiamo a vedere anche il buon Albon. 48.3, molto bene. Ancora Sainz a rompere le balle. Incredibile. Che vuole a tutti i costi fare bagarre, perdere tempo. Con anche un Lando Norris là dietro che non vede l'ora di raggiungerci. Sainz, cazzo, si fermerà, io mi dico, prima di noi, no? Non lo so, eh. Albon intanto 2-7 da Mick, bravo. Senza ogni tanto fa sti giri a cannone. Occhio però, difenditi da Perez, bravo. Tempi 49.7, non velocissimo, per carità c'era il sorpasso di Sainz e tutto, perciò sicuramente lenti, però bravo. Ma fai così, ottimizza. Stiamo per entrare nella finestra. Anzi, sai cosa ti dico? Tanto quelli davanti non li prendiamo, giusto? Fammi di accumulo. Accumula un po' di ERS. Non fa niente se ti risorpassa, tu lo risorpassi, poi lui ti risorpassa e andiamo avanti così per diversi giri. Accumula un po'. E poi il momento in cui c'è da spingere, un bel giro secco di ERS. Possiamo fare anche con le gomme nuove appena rientriamo dopo la sosta. Attenzione, curva 1, Gasly con Sainz, ruota a ruota, non avrà DRS Gasly sto giro però. Invece sì, attenzione, bravo, bravo, passa Perez, e forse è più pericoloso Perez, però accumuliamo noi. Perez sta di buono. Albon intanto su Mick, non sta buonissimo Perez però, non sta buonissimo Perez. Forse è meglio così però, Così ci dà DRS, non lo so. Qualcosa abbiamo accumulato di ERS, quindi va bene. Però ha più ritmo Perez. Perez ha le gomme medie? Sì. Mi sono messe decisamente meglio rispetto alle nostre. Occhio qua che se ce lo perdiamo un casino. Ok, vai, spalanca l'ala. Sainz ha mollato adesso, infatti 49.7 l'ultimo giro. Vai che abbiamo il DRS, ottimo. Albon adesso su Mick. Andiamo a vedere curva 2. DRS, spalanca l'ala e va. Teniamo d'occhio però il buon Pierre che deve restare attaccato a Perez. Bandiera gialla. So there was a crash. Watch for debris in front. Ci siete tra più auto, solo bandiera gialla, niente Virto, niente safety dietro. Zu cerca di passare. Attenzione, le due Alpine. Mamma mia. Saranno molto felici in casa Alpine. Penalità per Zu. Nostro ex pilota che perde il pelo ma non il vizio di fare le cappellate. A tempi 47.2, 47.1. Ok, Gasly riesce a star dietro col DRS a Perez. Direi che l'accumulo lo si fa al momento in cui si passa davanti. Ma quello là davanti a 2 secondi e 7 Leclerc, davvero? Cioè, stiamo raggiungendo... Cazzo, 49.2 l'ultimo giro. Stai buono che non dobbiamo ridurre niente. Anche se in realtà forse potremmo anche, magari per andare oltre di un giro, forse un giro in più riusciamo a farlo, con le gomme. Potremmo fermarci al prossimo, ma potremmo anche pensare di non fermarci al prossimo. Se riusciamo a rimanere qua, a girare su tempi buoni con Perez e poi gli facciamo un bel undercut, non è male. Tra l'altro, ha fatto la finta di fermarsi. No, ignora, non adesso. Però se dovessimo fermarci,
Posizione di uscita stimata 12esimi, dietro ad Albon, o comunque tra Albon e Mick. Ne siamo tirati con Albon. Ovvio, poi se dovesse finire dietro ad Albon, gli diciamo ad Albon di levarsi dalle palle, onestamente. Uscire, problemi box, ecco, c'è anche quell'incognita lì. Quello è il nostro grave problema. L'incognita pit stop. L'incognita meccanici. Norris giro veloce, 47.6, minchia. Sta arrivando su, Norris. Noi riusciamo a fare un altro giro dietro a... Dovremmo riuscire. Ok. Pit stop a questo giro. Andiamo su gomma dura. Non so. Allora, Albon sta tenendo dei buoni ritmi con gomma dura, quindi secondo me ci può stare. Adesso fa un 48,2, che non è male. Ultimo giro abbiamo fatto 49,2. Lenti, però siamo riusciti a restare aggrappati al DRS di Perez. 48,6 Norris, ha alzato anche lui il tempo. Albon 48,2 è quello che gira meglio in pista al momento, escludendo Verstappen. Di 47,9 Piastri, ma con gomma nuova, ok. Buono, dai, tempo di sosta, vai. Speriamo, signori, perché... Speriamo che facciano bene. Dovrebbe rientrare dietro ad Albon comunque. Ma dietro anche a Mick. Oh, bravi. 3 secondi non è velocissimo, ma attenzione lì in bagarre con Mick. DRS? No? E allora andiamo, dobbiamo fargli usare la potenza per... per superare il prima possibile Mick. Vai adesso, buttati che è morbido. Shit di quelle di un certo peso, bravo, ok. Bravo, ma chiudi lo sorpasso. Mamma mia, bravo. Tieni ancora l'ERS che te lo faccio sfruttare ancora qua, ok. Ai box Sainz. Sapete che la gara di Albon potrebbe essere interessante? Cioè, sto rivalutando il fatto di usarlo come tappone. Perché, oh, spinge, sta spingendo. Poi le soft, avrà gomma soft. Bisogna vedere adesso da qui alla sosta quanto andrà a perdere con le gomme usate. Ma è un attimo che cambiamo strategia e andiamo su gomma media, Adesso 47,8 l'ultimo giro, non male. Non stare attenti al carburante, noi perché ne recuperiamo gran poco. E poi vedremo verso fine gara se dobbiamo andare di conservativa oppure no. Riparte Leclerc che rimane da dietro, attenzione a Gasly che ha un'opportunità su Leclerc, che ha perso tanto. Leclerc però che ha gomma media, quindi sarà abbastanza impossibile, ma teniamoci pronti a dirgli di lasciar passare Gasly. Bravo, intanto che sta tappando Leclerc, però così tappa anche un po' noi. Vediamo se Leclerc passa subito oppure no, sta un po' litigando Leclerc. Ok, questa curva e poi lo facciamo spostare. Vai. Buono, bravo Albon, hai fatto il tuo. Ora se magari riesce a stargli attaccato per il DRS, che cazzo. Ogni volta, Verstappen o con i box, noi ricordiamoci che con Gasly dobbiamo ragionare su Perez. Su Perez e su...
Su Norris. No, in realtà su Sainz dovevamo anche ragionare, no? 86-6 Sainz, ma è dietro. È fermato ed è dietro. Cioè, 54 Albon. Ha perso tipo 2 secondi per far passare Gasly. E non ha senso questa cosa. Non perdi 2 secondi se alzi un attimo il piede, lo fai passare e ti accodi. Non devi staccarti di 250 metri. Adesso Gasly, vabbè, ha già perso Leclerc, ma ci sta. Ci sta, vediamo i tempi. Mentre Perez e Norris ai box. ...46-0 Gasly, 48-9 Albon, adesso un po' altino. Però con Albon, adesso ragioniamo un attimo, perché se io invece faccio così... potremmo pensarci di cambiare strategia, perché se no inizia a perdere troppo con le dure. Dobbiamo cambiare strategia in corsa. Full push. Andiamo adesso col full push, quanto pusha effettivamente. Dietro Perez con gomma soft. Attenzione, mi dovrà gestire però, Perez. Vediamo un attimo. Perché con la sosta va a finire tredicesimo dietro a Bottas. Si sono già fermati tutti, no? Bottas si deve fermare, mica anche. Quindi diciamo che potrebbe essere tranquillamente in decima. Giro veloce di Verstappen, ma noi giriamo in 46-0 con Gasly. 45-8 con Albon. 47-7 viene superato adesso da Perez. Giustamente. Prevedibile, vabbè, ci sta. Perez, gomma soft. E noi siamo sulla dura con Gasly, attenzione. Attenzione. Stroll invece si deve ancora fermare alle medie. Ma alle medie dall'inizio della gara le sta gestendo così bene. Poi monterà le soft, sicuro. Abbiamo fatto una scelta più aggressiva. Per essere costanti e veloci, e costantemente veloci, soprattutto. Vediamo i tempi. Giro veloce di Perez. Allora, giro ottimale, direi di sì. Passa anche Ocon. 44-1, minchia, 45-8 Gasly. È stato un secondo e 7 più veloce Perez. Però 45-8 mi fa ben sperare, perché è sui tempi di Leclerc. Schumacher problema ai box. Ultimo giro di Albon è stato 48-1. Quindi sì, stiamo perdendo abbastanza. Dovremmo comunque riuscire a stare davanti a Piastri. Oddio, non lo so. Il nostro obiettivo è Mick, che si è appena fermato. Vediamo la sosta di Albon. Teniamo d'occhio il distacco. Ultimo giro 46-8 per Gasly, 46-3 Perez. Quindi stiamo iniziando già a bilanciare. Ottimo, bravi. 2-9, va bene. L'importante è che non facciano errori, non devono essere soste sprint da 2 secondi e 1. Non mi interessa quello. Mi interessa che non facciano errori. Allora, situazione quando mancano 20 giri alla fine. Verstappen in prima posizione, a 9 secondi da lui c'è Leclerc, quindi c'è, sta asfaltando tutti Verstappen, anche il suo compagno. Stroll è qui davanti e si deve ancora fermare, ha le gomme medie da inizio gara. Ma sta girando un 48-3 adesso.
Gasly gli sta arrivando sotto Stroll, va giustamente in box così non ci dà il DRS, il pezzo di merda, ma dettagli. Ultimo giro 46, 3, 46 e 2 Perez, molto bene questa, questa uguaglianza nei tempi, perché Perez se continua così poi le gomme si consumano, le sue soft sono performanti all'inizio stint ma poi vanno via via a consumarsi. Io non so se quasi quasi andare di conservativa adesso, quasi quasi ti direi anche di sì. Si è fermato anche Stroll ed è rimasto davanti ad Albon. Stroll è un problema però, perché ha le soft lui adesso. È a 9 secondi e mezzo Albon. Albon non so se arriva in zona punti, è lì tirato. Facciamo conservare anche lui un po' di carburante. Arriviamo a meno 6. Poi torniamo su media. Quanto ha fatto questo giro? 46,4, 46,3. Ok. Ecco, con conservativa ne recuperano parecchia. Non cala di molto, credo, il giro, il tempo sul giro. Vediamo, perché l'ultimo giro 46,4. Ok, fotocopia tra i due nostri piloti. Facciamo proprio finire il giro con la conservativa, ci sta. Lo vediamo, Leclerc, è un po' lontano, ma lo vediamo. ...46,2 Perez, fotocopia. Vediamo Albon. 46,3 Stroll, 45,6, molto bene Albon, che ha recuperato anche lui un po' di benzina, quindi torniamo normali. Ok. Albon quindi sta guadagnando circa 7 decimi su Stroll, ok. Però adesso non lo faccio accumulare, comunque fare un ottimizzato nell'ERS. Adesso signori direi che è un momento in cui possiamo andare abbastanza tranquillamente veloci e vedere i tempi, vedere un attimo i distacchi. Dai, proviamoci, andiamo. Allora, situazione quando mancano 10 giri alla fine. Albon ha preso Pusher, che è in difficoltà con le gomme medie, a quanto pare. Sta girando 1.47.1, 1.44.9 di Albon, 46.1 di Gasly, 46.3 di Perez. Quindi ci siamo a 3 secondi da Leclerc. 7.6 il vantaggio su Perez. Albon sorpassa Pusher, andiamo a vederlo per la zona punti. Coinvolto nel sorpasso, quindi... diciamo coinvolto, che sembra che si sia andato a schiantare. Che cazzo che ha già fatto sto pirla. E attenzione, perché adesso entra in zona punti anche il buon Albon. Vediamo se... ok, ha messo subito Pusher a più di un secondo, quindi top. Direi che ha messo subito le cose in chiaro. Siamo per ora messi abbastanza bene. Ok, possiamo farci qualche altro giro. Vediamo. 45,4 Sainz, 44,9 Albon. Sainz ha gomme medie anche lui. Chi potrebbe andare in difficoltà? Perez è già in difficoltà, secondo me. Ha già alzato il piede un po'. Quelli con gomma soft sicuramente sì. Noi comunque arriveremo tirati alla fine. Quindi, per carità, qua siamo leggermente più alti rispetto alle previsioni. Con Gasly che non dico che potrebbe andare a prendere Leclerc, ma direi che prima di tirare i remi in barca con Gasly io ci proverei, perché comunque non è così impossibile. Bisogna vedere quanto effettivamente girano lì davanti. 45,5 no, 45,6 è un po' così. Perez 46,2. Forse possiamo anche calare un attimo. Vediamo, ragioniamo poi. Mentre Albon dietro c'è Russell che gira in 46,4. Quindi lo andiamo a prendere. 7 decimi più veloci, lo andiamo a prendere per forza. È attaccato a Sainz, quindi potremmo prendere entrambi. Stroll invece sta abbastanza viaggiando con le soft.
sta abbastanza viaggiando, quindi lui è un po' più difficile. Qua ovviamente ci ho segnalato i problemi alla scatola del cambio che non abbiamo sostituito tra la sprint e la gara, perché era una cosa inutile ed è giusto che Albon si sia tenuto il cambio che ha rotto lui stesso, che ha danneggiato lui stesso. Allora, Leclerc no, 45-6, 46-2 Gasly andando con un ritmo aggressivo, 46-2 Perez, quindi se giriamo come Perez a me va benissimo. Possiamo anche non arrivare tirati con le gomme dure, eh. Albon invece sta arrivando. Sta arrivando perché è 45-2. Sta girando molto veloce. Non ti preoccupare delle temperature, va bene. Va bene, dobbiamo rischiare un po' con Albon. Così distrugge ancora la macchina e i componenti e spendiamo soldi per riprodurli e non per cercarne di nuovi. Andiamo on board con Albon, che c'è ormai. Stroll è difficile prenderlo, se non impossibile, quindi... No, è impossibile prenderlo, ok. Quindi cerchiamo di accumulare il più possibile, tenendo il DRS, in modo che poi possiamo allungare appena riusciamo a fare i sorpassi, se riusciamo a fare i sorpassi, perché non è scontato con Albon, eh. Tanto teniamo DRS, accumuliamo. Se vediamo che Russell passa, allora lì dobbiamo superare il prima possibile Sainz, perché potrebbe avere più... più ritmo Russell con la Ferrari. È di ottimizzazione questo giro, cioè questa parte di circuito. 46.8, 45.7. Se è iniziato a spingere Perez potremmo avere un problema, però è un attimo che ci rimettiamo a spingere anche noi, eh. Qui le soft le distrugge, poi vediamo. Ha accelerato Sainz, a quanto pare sì. A quanto pare sì, non avrà DRS Russell, quindi dobbiamo superarlo e andare a prenderci Sainz. Giro 46.1 per Gasly, 46.0 per Perez, siamo lì, ok. 46.5, 46.1 per Albon, cazzo Albon però, porca puttana. Vatti a pigliare sto cazzo di sorpasso e vatti a pigliare anche sto cazzo di Sainz. Lasciamo un po' di potenza, sprechiamo un po' di Hertz, ma... per avvicinarci ed avere subito DRS al prossimo passaggio. Buono. Tienilo ancora un attimo. Vai, ok, perfetto. Adesso l'importante è che siamo nel DRS e possiamo ragionare sul momento giusto per fare il sorpasso. Le gomme. Ma no, che stress, non c'è nessuno stress, non è la temperatura giusta, non rompere le palle. Eh? È un attimo che mi imbestialisco. 46.2, 46.4 Perez, va benissimo. Albon, 45.0 usando l'ERS. Onesto, 44.7 Stroll, minchia. Calma, calma, non bisogna farlo adesso, Albon. Però se vuoi farlo adesso... Sì, però fallo, non tenermi così sulle spine che lo fai, non lo fai, lo fai, non lo fai. Passa, passa Albon su Sainz. Teniamo ancora l'accumulo perché va bene così. La benzina sta tornando. Ci facciamo questo giro con Sainz al culo, accumulando, ok. Forse qua ci supera anche, può darsi. Tempi davanti, 46.2, 46.1, in fotocopia, bravo Gasly. Oh, forse riesce a stare davanti, attenzione. E se riesce a stare davanti anche qua, cosa un po' difficile, immaginavo. Potevamo magari spingere qua nel misto, però guarda come resiste. Però delle gomme messe meglio, Sainz. Non vorrei scherzare troppo col fuoco, onestamente. Tre giri alla fine e... insomma. Forse stiamo un po' scherzando col fuoco. Appena lo superi poi facciamo un giro spinto, te lo dico, con l'ERS, con tutto. Sono due giri alla fine.
Ma se riesce a star dietro ancora e a superarlo, ok, a questa zona di RS. Poi andiamo. Vai. Bravo. Albon mette il muso davanti e adesso deve stare davanti. Due giri alla fine, un giro e mezzo anzi. Il sorpasso di Albon, gara... Gara di un certo calibro, di Albon, c'è da dire. La nostra macchina va, ma bravo Albon che ha fatto tutto bene. Ci ha creato dei disagi rompendo tutto nella sprint, ma adesso sta facendo bene, quindi bravo. Inizia l'ultimo giro per Verstappen, che ha 15 secondi e 7 di vantaggio su Leclerc. Asfaltato. Asfaltato. Andiamo ad abbassare il ritmo di Albon, che così almeno non rischiamo, forse. E anche quello di Gasly, che non serve. Che spinga. E attenzione, signori, perché incredibilmente potrebbe arrivare il primo podio, giusto? Primo podio, sì. Il primo podio, perché è un po' di giorni che non gioco, la memoria mia è sempre un po' così. Però, signori, attenzione, perché... Andiamo ad inquadrare Pierre Gasly mentre Verstappen va a vincere il Gran Premio dell'Azerbaijan davanti a Leclerc. Taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Ma qui dietro, signori, la storia, la Williams, che da tempo immemore non saliva sul podio, torna a salire sul gradino più basso per ora, del podio con Pierre Gasly, signori. Gara magistrale dietro. Attenzione, sta arrivando anche Albon, che ha fatto una rimonta clamorosa, clamorosa. E chiude in ottava posizione. Super punti per la Williams. Super punti. E ci regala sempre emozioni questo Gran Premio di Baku. Mamma mia. Bravi ragazzi, bravi tutti. Direi che oggi Pierre Gasly ha sfiorato l'eccellenza. È un podio assolutamente meritato. Dobbiamo dire se io salto saltava anche il podio, non mi ricordo. La gioia è incontenibile e ora festeggia insieme alla squadra che ha lavorato. Grandi ragazzi, bravi tutti, guarda lì come esultano, giustamente. Pazzesca oggi e si è ampiamente meritato questo podio. Sale sul podio con le imbattibili al momento Red Bull, giustamente. Un successo assolutamente meritato. Grande Pierre, che nonostante le in qualifica si faccia sempre battere da Albon, poi in gara va a cannone. Pausa qui in Azerbaijan. La pausa? Si stappa e si schizza, signori. Cioè, non siamo direttamente noi come in Formula 1, ma... è il nostro Pierre Gasly, tutti soddisfatti, bravi. Bravi, giusto. Bravi. Che bilancio può fare? Il podio è sempre un buon punto da cui ripartire. Devono grande anche Albon, per quanto siamo ancora leggermente incazzati. Perché adesso andiamo a vedere. Guadagnato comunque 10 posizioni, 5 guadagnate quelle da Gasly. Bravi, bravi tutti. Costruttori, facciamo un balzo clamoroso in avanti superando Aston Martin e Alpine. Molto, molto bene. E ci piazziamo in quinta, che credo che sia il nostro obiettivo. È sesto il nostro obiettivo. Bravi anche nei pit stop. Meno male che ce n'era solo uno per pilota. Contabilità. Andiamo a... Vabbè, il giro veloce, quello lo metto sempre. Il Q2 con due piloti avevo messo, quindi non l'abbiamo raggiunto. Come obiettivo, e dobbiamo dare il bonus a Gasly perché lui ha il bonus quinto migliore. Tutte e due in realtà ce l'hanno, però un bonus di 100.000 ci sta. Va bene, va bene. Ottima, ottima gara. La musichetta è bellissima. No, il consiglio, fiducia, è quinto migliore, quindi attenzione perché l'obiettivo è il quinto posto costruttori, quindi insomma. Allora, cosa ha distrutto? Tutto. Non ho superato sotto scocca di Gasly, ok. Scatola del camion in pessime condizioni, lo so, grazie. Quindi andiamo subito a ragionare. Calendario alla mano, cioè si va subito a Miami, ok, quindi non c'è tempo per fare nulla. Produzione, cos'è che arriva? Alettone posteriore e pance laterali. La produzione, alettone posteriore e pance laterali. Abbiamo un progetto. Il telaio, stanno arrivando.
Alettoni posteriori e pance laterali. Alettoni anteriori ce li abbiamo. Posteriore, ok, arriva, quindi va bene. Pance laterali, conviene che arrivi e magari ne facciamo fare un'altra. Sottoscocca, qua dobbiamo installare il ricambio. Abbiamo finito la capacità di... adesso ragioniamo, iniziamo a far così, far arrivare le cose. Sì, ma stoppami il calendario quando ci sono gli eventi. Cazzo, dovevi stopparmelo qua il calendario, non qua. Mannaggia te. Comunque. Scadenza sospensioni. Abbiamo buona notizia, a quanto pare abbiamo sovrastimato il tempo necessario per la fase di progettazione di un componente. Allo stato attuale provvediamo di completare i lavori prima del previsto. Attenzione, 23 aprile, che sa... Ma è già passato il 23 aprile! Ma scusami, ma di quando è sta mail? Di oggi? Ma il 23... Cioè, ce lo date oggi? Non il 23, il 25 ce lo date? O il 25 è la data del Gran Premio? Eh no, oggi siamo alla data del Gran Premio che è il 25. Ma pensa a te questi. Ci prendono anche per... Cioè, ci mandano le mail in ritardo. Comunque, questo significa che a livello di... Cazzo, il telaio, ma non doveva arrivare il telaio. Progetto attualmente in corso, ma mi sa che arriva dopo il Gran Premio. Attenzione signori, non abbiamo telai di ricambio, quindi o andremo di emergenza qualora dovesse servire, o altrimenti è un problema. Allora io direi, ragioniamo sullo sviluppo prossimo che vogliamo fare, che non facciamo adesso. Non facciamo adesso perché inizia il periodo ATR dopo il Gran Premio. Però, noi cos'è che non abbiamo ancora sviluppato? Il sottoscocca, che ci può dare un boost? Sì, noi dobbiamo migliorare proprio lì in bassa e in media velocità, quindi direi che ci può stare. E quindi direi di fare, sì, il sottoscocca. Il sottoscocca e poi vediamo cos'altro... Beh, anche le sospensioni non sarebbe male. Anche le sospensioni non sarebbe male. Quindi sottoscocca e sospensioni sono le prossime due cose che andremo a sviluppare. Questo significa che non andrei a progettare sottoscocca nuovi, nemmeno sospensioni nuove, perché se... Cioè, per carità, le abbiamo appena fatte le sospensioni. Quindi già questo ci dà un leggero boost, ma potremmo rinunciarci, quindi non produrle, però... Allora, facciamolo. Facciamo il prossimo Gran Premio dopo Miami e Imola 14 giorni. Due non arrivano. Quindi diciamo che questo ne arriva magari uno, lo montiamo su una macchina e sull'altra no, potremmo anche farlo. 32 giorni. Minchia, ma ci mettete un botto. Mentre così 4 ne arrivano in 20. Forse è meglio. Affrettato che sono... Vabbè, 600.000 dollari in più, va bene. Va bene, dai. Facciamolo. Poi, sottoscocca lo andremo a sviluppare, quindi no. Pance laterali, un progetto attualmente in corso, va bene. Alettoni posteriori ne abbiamo 5, va bene così per ora. Abbiamo finito la capacità, alettoni anteriori forse sarebbe meglio fare qualcosa. Il telaio lo stanno facendo, ma non ce l'abbiamo per questa gara. Va bene, allora, per ora va bene così. Signori, è stata una gara strepitosa, abbiamo fatto scorpacciate di punti, siamo lì in quinta posizione, bravo Gasly, bravo anche Albon a rimediare i suoi stessi errori e niente, io direi che per oggi ci possiamo salutare qui molto soddisfatti, come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e a questo punto vi do appuntamento con il Gran Premio degli Stati Uniti a Miami nel prossimo video, signori, alla prossima, ciao ciao!